Ciao a tutti e bentornati con il secondo episodio di Metro Consigli, ovvero una sorta di rubrica nella quale vi consiglio alcuni dei Metroidvania in uscita nel 2024 che mi hanno un po' colpita e che vorrei provare. Oggi ve ne faccio vedere altri 7 dalla mia lista personale. Guardiamoli assieme. Cominciamo con Mandragora, sviluppato da Primal Game Studio, GDR Metroidvania con elementi Souls-like. Ambientato in un mondo dark fantasy, nel quale l'umanità ha ceduto il mondo ai mostri, vestiremo i panni di un mercenario in viaggio attraverso un mondo ormai in declino, in preda agli effetti dannosi del mondo oscuro chiamato Entropia. Mandragora uscirà su tutte le piattaforme quest'anno. Nine Souls è il terzo titolo sviluppato dallo studio cinese Red Candle Games. Interamente disegnato a mano, il gioco si propone come un platform 2D con elementi di gameplay che richiamano Sekiro, Hollow Knight e Katana Zero. Il gioco è in stile Taopunk, che combina elementi cyberpunk sci-fi a taoismo e mitologia orientale. Ambientato in una terra che un tempo ospitava un'antica razza aliena, la nostra missione sarà accompagnare un eroe vendicativo nel suo viaggio per uccidere i nove Soul, formidabili sovrani di questo regno abbandonato. Forse questo è uno dei titoli di cui ho parlato che mi interessa maggiormente, per via delle fonti di ispirazione e per le evidenti influenze anime e manga nello stile grafico. Nine Souls è atteso quest'anno su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC. Pixel art e platform sono due aspetti con i quali vado a braccetto, pertanto anche Being and Becoming di Ictis ha per forza attirato la mia attenzione, e non solo per queste due cose. Il gioco, infatti, è ambientato in un regno corrotto da un eterno sogno collettivo. Impersoneremo il Sonnambulo, un'entità il cui compito sarà eliminare le anime corrotte e liberare il mondo da questo incubo senza fine. Being and Becoming è atteso per quest'anno, per il momento solamente su PC. Constance è un'altra avventura disegnata interamente a mano, sviluppata da BTF Games. La protagonista del gioco è una ragazza che sta attraversando un momento di forte disagio psicologico. La sua mente sofferente crea un immaginario popolato da creature e mostri fantastici che lei dovrà sconfiggere nei panni di un'eroina armata di pennello. Anche qui la data precisa è ancora da annunciare, ma sappiamo che il gioco uscirà per il momento solamente su PC. Mariachi Legends di Albert Studios è un altro Metroidvania in pixel art, nel quale si mescolano elementi classici e folklore messicano. Il protagonista è il detective Pablo Cruz, chiamato dalla morte stessa a svolgere un'importante missione: recuperare un potente amuleto che può minare il suo potere sul regno dei morti e sconvolgere il Dia de los Muertos. Ambientato nel mondo di Santa Mascota, grazie ai poteri della morte assumeremo la forma della Sombra, un giustiziere in grado di affrontare qualsiasi pericolo. Il gioco uscirà quest'anno su Nintendo Switch e PC. Ultros è l'unico dei titoli che vi ho già menzionato ad avere una data d'uscita certa, e anche piuttosto vicina, il 13 febbraio prossimo. Il gioco di El Huervo e Adok mi ha subito attirata moltissimo, per via della sua grafica pazzesca e sgargiante. Si tratta di un Metroidvania psichedelico ambientato nel colorato mondo di Sarcophagus, un utero cosmico che ospita un antico essere demoniaco. Il nostro personaggio, intrappolato in un loop di buchi neri, dovrà esplorare questo mondo strano e variopinto, svelandone i segreti e i pericoli e scoprire il suo destino. Ultros arriverà tra 2 settimane su PlayStation e PC. E infine, alla mia lista non poteva certo mancare l'attesissimo Grime 2, seguito dell'avventura di Cloverbite. Il lancio del gioco è previsto per quest'anno, anche se non è stata ancora resa nota una data precisa, e attualmente l'unica versione confermata sembra essere quella per PC. In Grime 2 saremo un senza forma, un essere in grado di assorbire e replicare la forma di altre creature a suo piacimento, ricalcando in un certo senso la meccanica dell'assorbimento dei nemici nel primo titolo. Saremo quindi in grado di difenderci evocando forme precedentemente assorbite, oppure di esplorare utilizzando ambiente e forme in combinazione. Il team di sviluppo ha reso noto che assieme a questo seguito è in lavorazione il terzo DLC di Grime, che sicuramente farà felici i fan del primo capitolo. E anche per oggi è tutto, gente. Quali fra questi giochi vi ispirano di più? Quali fra questi vorreste comprare? Fatemelo sapere, come sempre, nei commenti.